provo, non so cos'è. Sulle buone notizie parliamo della quarta edizione del Pablo Neruda Award, che si terrà sabato 26 settembre alle 18.30 nel Salone dell'Università di Via Duomo, e sono con noi qui in studio Saverio Sinopoli, presidente, e Maria Miraglia, direttrice letteraria dell'Associazione Pablo Neruda. Innanzitutto, benvenuti. Grazie. Grazie. Si ripete per la quarta volta questo evento. Che cosa è il Pablo Neruda Award, Saverio Sinopoli? Eh sì, abbiamo iniziato 4 anni fa alla Masseria Francesca per raccontare, dicevamo noi, la bellezza delle storie di persone che sono riuscite a realizzare il loro sogno. Adesso via via, nei 4 anni, oggi, la cosa è cambiata. E infatti, perché l'anno scorso si chiama Neruda Award in My Shoes, e vogliamo raccontare, oltre che la bellezza, anche la conoscenza, e quindi c'è più spazio per i protagonisti. Quindi ci rivediamo sempre nel Salone dell'Università a Via Duomo, che è diventato quasi la nostra sede di riferimento. Ci saranno praticamente poeti stranieri, poeti italiani, ci saranno i nomi, li annunceremo, delle persone premiate italiane, le annunceremo praticamente nella conferenza stampa prossima. Però già si sa che sono 4 settori che rappresentano la musica. Ecco, i settori li possiamo annunciare, però. Sì, la musica, l'agricoltura, la medicina e il territorio. E ci sarà proprio la giornalista Gabriella D'Alessio che li intervisterà, quindi ci saranno più spazio per queste persone. E dopo ci sarà musica con intrattenimento, poesie e racconti positivi che riescono un po' a dare fiducia. Ecco, Cittadella, la radio sarà proprio radio ufficiale di questo Pablo Neruda Award. Ecco, Maria Miraglia, che è direttrice letteraria, diciamo, di questo premio, una caratteristica è la presenza di poeti internazionali. Perché? Allora, di poeti internazionali sicuramente è una nostra caratteristica e la difendo con molto orgoglio, perché è un mezzo che mi permette di dimostrare che non ci sono divisioni, potrebbero non esserci divisioni umane, ci aiuta ad abbattere i preconcetti rispetto ad altri paesi, ad altri popoli, ad altre culture. Quindi il fatto di avere la grande opportunità di viaggiare, di essere ospite nel mondo di vari festival internazionali, mi offre l'occasione di conoscere tantissimi poeti contemporanei, e per mia grande fortuna, perché io la ritengo una ricchezza a livello personale, di conoscere tanti di loro, i massimi di loro. Tanto è vero che ho la possibilità di scegliere, e questa volta verranno qui a Taranto il Giton Kelmendi, di cui mi onoro di aver anche tradotto un libro di poesia. È un ragazzo giovane, ha 40 anni, viene dal Kosovo, ha attraversato gli anni della guerra in quel paese, ed è questa cosa che a me è interessato moltissimo. Accanto a lui è un professore universitario, giornalista, editore, ha avuto tantissimi premi, e accanto a lui c'è Lulzim, è un po' difficile il suo nome da ripetere, Tafa, un rettore universitario della più grande università kosovara privata. La cosa che mi onora particolarmente è il fatto che in questa università lui abbia voluto creare un centro per la difesa dei diritti umani. Cioè, sono queste caratteristiche che poi mi portano a preferire un poeta piuttosto che un altro. Un'ultima piccola notizia: sì, verrà anche per la prima volta un poeta italiano. Noi allora ricordiamo l'appuntamento, che si terrà sabato 26 ottobre alle 18.30 nel Salone dell'Università di Via Duomo per la quarta edizione del Pablo Neruda Award. L'ingresso naturalmente è libero e gratuito. Sì. Certo. E sarà presentato, diciamo, questo evento da Ariel Signorelli. Certo. Allora, continueremo a parlarne fra poco.